Ciao ragazzi, benvenuti dal vostro anti-youtuber per eccellenza. Allora, chi di autobiografia ferisce, di autobiografia perisce, esce in questi giorni, oltre quella di, della Befana, Giorgio Chiellini, esce la biografia di un certo Ernie Branz. Ex giocatore olandese e della nazionale olandese, attuale allenatore del NAC Breda, che gioca in seconda divisione, in serie B olandese, per l'appunto. Allora, testuali parole scritte in discrezioni o anticipazioni di questa biografia attestano che era il mondiale in 1978. Olanda e Italia erano capitate nello stesso girone. E si, e si trovavano all'ultima partita la, nella quale, con un biscotto di due pari, sarebbero passate entrambi alla fase finale. Allora, punteggio sul 2-1 dove Branz segnò anche un gol. Il primo gol per i triupani. A un certo punto, Bettega si avvicinò. Virgolettato, eh? quindi c'è scritto sul libro. Ma noi dai gobbi non è che ci possiamo aspettare più di tanto o qualcosa di diverso. Bettega si avvicinò e a me mi disse: Branz, Branz, lasciami segnare. E sparò cifre, prima in lire e poi in dollari per essere capito meglio. Era un tentativo di corruzione. Vicino a me c'era Rud Kroll, che sentì tutto e mi disse di far finta di niente e di non rispondere. E così feci, ma Bettega, un attaccante di fama internazionale, non si diede per vinto. Brands, disse: fammi fare il 2 a 2. Con il 2 a 2 andate a nella fase finale, anche voi. Pronunciò cifre da capogiro, ma continuai a far finta di nulla. Ora avremo noi, noi interisti, saremo indignati, schifati. Ragazzi, ve lo dico da una vita. Ma che cosa ci indigniamo se li conosciamo per quelli che sono? E' come lamentarsi che una vipera morda. E' come <coughs> lamentarsi di un cane che abbaia. Sappiamo che il livello di schifo è questa società. Ma solo come parlo di io e mi sento male, mi viene... Sappiamo che squallore di personaggi ha caratterizzato, dai presidenti, senza scomodare i morti ovviamente, tanto di rispetto, dai presidenti ai dirigenti, ai giocatori. Sappiamo lo squallore umano che ha caratterizzato la Juve, caratterizza fino ad oggi questa società. E quindi non ci dobbiamo stupire più di nulla. Non ci dobbiamo stupire più di nulla. Quindi, ok, prendiamo queste, queste notizie, ovviamente per sfotterli, per prenderli in giro, ma non ci indigniamo, perché questo è il loro metodo. Questo è il loro modo di pensare. Alla Juve, vincere non è la cosa più importante, ma lo è rubare. Riformuliamo anche il loro motto: rubare è l'unica cosa che conta. Quindi ragazzi, a voi qui sotto i commenti fatemi sapere, se siete dell'Inter, iscrivetevi anche di qualche altra squadra, iscrivetevi al canale, se siete Gobbi, Milanisti, Napoletani, Bergamaschi, tutto quello che volete, andatevi a vedere gli altri canali. Passo e chiudo, con tutto il rispetto, ma non troppo. Ciao, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Juventino, pezzo di Milan.